Cos'è successo? Sono arrivato troppo tardi. I pitti hanno appiccato il fuoco e sono fuggiti. Vogliono provocarci. Ci sono altre persone intrappolate. Liberale, Eivor. Pensate ai feriti. Li salveremo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Arrivo tardi, ma forse ci sono altri che respirano ancora. Fate in fretta, vi prego! Lascia ogni cosa, vada Trickfe, con lui sarai al sicuro. Mamma e papà sono bloccati! Aiuto! Aiuto! Salvate la mia famiglia! Sono qui dentro! Occupati di mia moglie, ti prego, salvala! Nessuno, non c'è niente che possiate fare! Salvatemi! Grazie. Grazie. Aiutaci! Siamo bloccati! Ti prego, bloccati. Devi aiutare anche gli altri! C'è troppo fumo! Eivor! Eivor, dove sei? Vieni qui! Via! Via! Mettetevi in salvo! Vieni! Dove sei? Rispondimi! Dobbiamo fare spazio! Io prendo l'uomo, Eivor! Tu pensa alla donna! Niflheim dovrà attendere. Oggi voi rimarrete qui. Oh, sia lode al padre! Aggrappati a me, ti tirerò fuori! Grazie, Vili. Grazie. Se respiro ancora, lo devo a te. Pensavo di doverti salvare, Vili. Sarei morto se fosse stato il mio momento. Il fato è scritto. Mi dispiace, ma non potete rischiare la vita, miei signori. Avete dei clan da guidare, dovete pensare al futuro. Il vecchio dice il vero, Vili. Il peso di questo clan poggia sulle tue spalle. È mio padre a portare quel peso. Io penso a combattere e festeggiare come so fare. È bello averti di nuovo a guardarmi le spalle, Eivor. Vedi con chi devo avere a che fare, Eivor? La mente di un troll nel corpo di un Aesir.
Sei sempre il coda di legno di quando eravamo bambini. Non cambierò mai. Non è il momento di scherzare. Abbiamo ancora dei feriti da assistere. Quello è il tuo campo, Trigve. Non voglio fare la parte del salvatore e del guaritore insieme. Le acque della cascata del Kinder leniranno le mie ferite. Se mio padre mi cerca, sarò lì. Vili, aspetta! Eivor, un momento. Jarl Hemming ti ha parlato della sua salute, vero? Sì, e dice che Vili non l'ha presa bene. Vili vive immerso in un altro mondo, almeno per ora. Il suo animo è lacerato e non vuole affrontare la verità nuda e cruda. E tu come stai? Sei pronto ad affrontare le imprese future? Io sono in pace con il mio futuro. Sì. Tu resta vicino ai feriti. Parlerò io con Vili. Piace per niente. Ili aveva ragione. La cascata del Kinder è magnifica. Ma lui dov'è? Sinin, guidami. Il giorno di tenebra, di
Solo un sordo non ti avrebbe sentito cantare. Quel tuo gracchiare sveglierebbe i morti. Queste schermaglie con i pitti ti hanno davvero sfinito. Non direi. Ogni cicatrice mi dà nuovo vanto. Guarda mio padre. Un guerriero bucherellato come una capra su uno spiedo. Eviterei questa espressione. È molto malato. Queste acque sono magnifiche, vero? Confortano e guariscono. Sono un vero dono di Freya. Vili, affronta la realtà. Tuo padre sta morendo. E quando lascerà questo mondo, tu prenderai il suo posto, come previsto. Quest'umido clima del nord mi sta sfibrando, Eivor. L'inverno è troppo caldo, l'estate è troppo fredda. Dicono che la Mercia sia più temperata. Foreste dense, colori vivi, fiumi ridenti. È così anche nel tuo insediamento. Sarei felice di vederti vivere e prosperare tra noi, ma è una faccenda tra te e tuo padre. Potrei cercare di convincere il vecchio. Io non desidero essere Jarl, e lui deve accettarlo. Sfidi una lunga tradizione, Vili. Il figlio succede al padre, è sempre stato così. Eivor. Ho i miei motivi per volerti Jarl. Il clan del Corvo cerca amici in Inghilterra. Tu sei fra i migliori che ho. Non hai bisogno di me per stringere un'alleanza. Tu e Sigurd siete amati qui. Tuo padre sta morendo, Vili. È il momento di occuparti della tua casa. Non è casa mia. È la casa del clan e sarà il clan a decidere cosa accadrà. Hai la possibilità di separarti da tuo padre serenamente. Un lusso che io non ho avuto. Non sprecarlo. Vili! Vili! Fa presto! Un altro attacco? È tuo padre! Non gli resta molto! Vieni alla casa lunga! Jarl Hemming è in punto di morte. Devo vederlo prima che ci lasci. Guarda dove vai, idiota, adesso. Jarl Hemming andrà in paradiso, madre. Io lo spero. Se ha accettato Crisi. Oh, caro Emmy, nostro Jarl. Ehi, fuggerai. Vedervi di nuovo così, tutti e due insieme, mi ricorda i bei giorni andati. Mi fa sentire ancora giovane. Abbraccia quella sensazione e portala con te nella sala dei caduti. Sei ormai diventato un grande guerriero, Eivor. Un guerriero e un condottiero degno di lode e fama. Ho avuto grandi maestri, Jarl Hemming, ma tu li superi tutti. Allora ti prego, mantieni vivi i miei insegnamenti. Tramandali. La veggente sta arrivando, padre.
ha rimedi per te, cure e pozioni. Ti ho tenuto qui, Vili. Qui, nella mia mano orgogliosa. Quando uscisti dal ventre di tua madre, ti ho visto crescere. Un ragazzo scapigliato che agitava bastoni e correva nel fango sognando la gloria. Sono così fiero di ciò che sei diventato, figlio mio. Sono fiero di ciò che diventerai. Non importa che... Padre. Vili. Dobbiamo prepararci al funerale. Convocherò il mio clan. Tu convoca i nobili della contea. I nobili cominciano ad arrivare. Trygve non può occuparsi di ogni cosa. Saremo alla pira funeraria, sopra il villaggio. Corpo a dir poco incantevole, equilibrato, potente. Perfetto. Io? Sì. Mi chiedevo, il tuo canzonare è bello affascinante quanto te. Che vuoi dire? Davvero poeta per ogni creatura, io vivo d'amore. Di uomini e donne da sempre adoro l'ardore. Se intendi scoprire, ti invito a rimare. Possiamo conoscerci nel bel canzonare. Canzonerò con te. Perfetto. Rendiamo la sfida più intrigante. Con una scommessa, intendo. La mia posta. Grazie. Siamo pronti? Iniziamo. Queste sfide diversi sono atte a sedurre. Ma tu che ne pensi? Che devo dedurre? Poiché la vera conquista è nella parola. Con queste tue rime ho già il cuore in gola. Sì! Non appena ti ho visto, sono stato rapito, seppure i tuoi versi non avessi sentito. Oso dire che qui sia scoccata scintilla. E il fuoco divampa, ci illumina, brilla. Sì, continua! Vorrei sussurrar dolci frasi d'amore. E infine mostrarti qual è il mio vigore. Vorresti anche tu? Non puoi dirmi di no. Mio povero illuso, è ciò che farò.
Tu sì che mi piaci. Sei certo di non volerti trattenere un momento? Potremmo andare altrove, magari. Era solo una sfida. La vincita, grazie. Sì, certo, era soltanto uno scherzo, sì. Battutine amichevoli. È stato un vero piacere. Vero, ma lui è... Eivor. Drengr. Sunniva, grazie di essere qui. Ah, rivedere vecchi amici insieme mi scalda sempre il cuore. Siamo corsi subito qui per rendere omaggio allo Jarl. Le cerimonie dureranno giorni. Quando potremo iniziare? La pira è pronta e tutti i nostri ospiti sono stati accolti e sistemati. Possiamo iniziare quando vogliamo. Bene, sei stato impeccabile, Trygve. Ho dedicato tutta la mia vita a Jarl Hemming. Non c'è nulla che non farei per lui. L'Alting si terrà al termine della settimana, dopo il funerale. I nobili della contea nomineranno Vili Jarl del nostro clan. Sempre che riescano ad essere sobri dopo una settimana di celebrazioni. Sarà un funerale maestoso. Mio padre potrà ammirare tutte le sue terre da qui. Le fiamme si leveranno così alte che si vedranno in tutta la contea. Ben fatto, Trygve. Era il suo punto preferito della contea. Credo che si possa iniziare. Gli ospiti richiedono attenzione. Verrò a cercarvi più tardi, per salvarvi da loro quando saranno fradici di idromele. Sei un dono degli dèi, Eivor. Ti ringrazio. Trygve è la roccia di Hemthorpe. È lui che dà serenità a questa città. È un brav'uomo. Devo assentarmi brevemente, Eivor. Voglio recuperare una cosa per mio padre. Un omaggio. Quando hai avuto il tempo di preparare un omaggio? È qualcosa che speravo di dargli in vita. Dovrai vedere con i tuoi occhi. Il mio clan ha portato un omaggio. È nella torre di guardia ai confini di Hemthorpe. Grazie, lo apprezzo. Mi piacerebbe vederlo. Devo prima esaminare l'omaggio. Deve essere degno di Jarl Hemming. Hai un'aria cupa, Eivor. Cosa ti preoccupa? Hemming mi ha chiesto consiglio prima di morire. Voleva la mia opinione sul futuro capo di questo clan. Dovrebbe essere Vili, o sbaglio? Seguendo la tradizione, sì. Trygve mi ha chiesto di assistere la veggente con i sacrifici. Possiamo parlare con lei per rasserenarti? È una buona idea, ma andrò da solo. Fate pattugliare il perimetro. Assicuratevi che la veglia sia serena. Hello, I'm Yaga, I'm Lover.